Poi però c'è la orizzontalità, la carità orizzontale, il braccio orizzontale della croce. Perché? Perché come ci insegna il Signore, io non posso pensare davvero di amare quel Dio che non vedo se non amo il prossimo che è intorno a me, che è nella mia condizione orizzontale del cammino terreno. Ma per poter vivere bene la orizzontalità, la relazionalità con il fratello, con la sorella, con il bisognoso, con il povero, con il nemico anche, io ho bisogno di fare continuamente, per la giusta quantità di tempo, la mia esperienza di verticalità. Se ci pensiamo bene, il braccio verticale della croce punta al cielo di per sé stesso, ma il braccio orizzontale, per poter stare sollevato da terra, svolgere la sua funzione, avere la sua ragion d'essere, ha bisogno di essere tenuto su dal braccio verticale, altrimenti cade a terra e non serve a nulla. Esattamente come chi vive la carità attiva come la sua totalità, il correre a destra e a sinistra, il barcamenarsi in qualunque cosa di buone azioni, e una che chiama un'altra, 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 un'altra. Quando ti fermi, quando preghi, quando contempli, quando leggi, quando mediti, quando metti il regno di Dio e la sua gloria al centro della tua vita, in modo che ogni tua azione di carità attiva abbia il profumo di Cristo che ti ha riempito nel momento in cui stavi vivendo la tua carità contemplativa. Per questo vi dico che chi dice l'organo, il canto gregoriano, la musica polifonica, il canto assembleare di un certo tipo sono cose obsolete. No, voi non sapete pregare se dite questo. Perché voi, cari fratelli e sorelle, ve lo dico con un grande amore, con un grande affetto, voi fondate la vostra fede sul gusto, sulla emotività, sulla sentimentalità, sul senso del momento. Ma credetemi, fondare la propria esperienza di fede sull'emotività, su ciò che mi piace, ciò che non mi piace, ciò che mi accende un'emozione e ciò che non me l'accende, quindi questo lo prendo e questo lo scarto, è pericolosissimo. Perché? Avete visto come funziona un fuoco vero? Sì, ci vuole chiaramente la paglia, i legnetti piccolini per poter avere la fiamma, però per poter mantenere il fuoco acceso io ho bisogno dei legni grossi, stagionati, stabili, sicuri, che mantengano poi la fiamma attiva e mantengano la luce e il calore del fuoco. Se pensassi di poter fare il fuoco soltanto con la paglia e i legnetti, sbaglierei, perché nel tempo che si consumano, cioè rapidamente, io poi perdo il fuoco e rimango al buio e al freddo. Stessa cosa per quanto riguarda la nostra vita cristiana. Se il mio modo di pregare o di partecipare alla liturgia o di farci un servizio dentro, se siamo per esempio adulti o giovani impegnati nel servizio al culto della nostra parrocchia, si basa su ciò che mi piace e ciò che non mi piace, ciò che mi dà qualcosa e ciò che non mi dà, ciò che emoziona e ciò che no. Stiamo costruendo sul nulla. Siamo esattamente come il bambino, carino, per l'amor del cielo, deliziosissimo come quadretto, che sta costruendo il suo castellino di sabbia sulla spiaggia, ci mette tanta cura, si diverte tanto, gli piace tanto, ma basta la prima onda di marea per portar via in un attimo quello che ha costruito e su cui ha fondato quella sua certezza, e allora piange, si dispera e al mare non ci vuole tornare più. Stessa cosa per la vita della fede. Basterà un momento di crisi, di dubbio, di incertezza, di dolore, di delusione, di amarezza. La nostra fede, se costruita sull'emotività e il sentimento momentaneo, si sgretolerà e verrà spazzata via, esattamente come quel castello di sabbia. Per questo la verticalità deve occupare il maggior spazio nella nostra vita cristiana, esattamente come il palo verticale è più lungo di quello orizzontale, perché soltanto allora la nostra orizzontalità, cioè la nostra carità attiva, avrà il profumo di Cristo e non sarà
un vuoto filantropismo fine a se stesso che gira e rigira su se stesso, e siccome si esaurisce nel tempo in cui la buona azione si è compiuta, allora immediatamente questo vuoto richiede che se ne vada a fare un'altra, e un'altra, e un'altra, e un'altra, e un'altra, perché mi sento inutile, mi sento vuoto. Su cosa sto fondando me stesso e la mia carità attiva? Sul niente. O peggio, su di me, sulla mia persona, sulle mie energie, le mie forze, le mie competenze, dimenticandoci quello che ci ha detto il Signore. Senza di me voi non potete fare nulla, siete solo servi inutili. Per questo l'organo rientra in questa verticalità ed è indispensabile. Pensare di togliere di mezzo l'organo dall'esperienza di vita della Chiesa è voler togliere di mezzo il primato della verticalità nella vita di fede. Poi, che sia giusto aggiornare, comporre pagine nuove, andare incontro alla sensibilità del popolo di Dio ed aiutare a formarsi e a vivere bene l'esperienza di fede, non semplicemente seguire il capriccio, il gusto momentaneo di chi che sia, perché magari all'interno della vita liturgica dobbiamo anche crescere, educarci e formarci, non pensare di saper tutto e di essere le persone che sono nate imparate. Ecco, il nostro compito da organisti è proprio quello della ministerialità. Noi siamo chiamati ad essere ministri del bello, ad essere ministri di quella bellezza che permette questa carità verticale per dare pieno senso nella vita quotidiana alla nostra carità orizzontale, cioè al bene che in nome di Cristo e come trasparenza stessa di Cristo noi siamo chiamati, come battezzati, a vivere in favore di ogni uomo, che sia credente o non, che sia cristiano o non, non ci interessa. Il bene riguarda tutti, riguarda ogni uomo e ogni donna di questo mondo. Ma per poter fare questo abbiamo bisogno di ricaricare il serbatoio del nostro cuore e della nostra vita spirituale in quella verticalità che è la verticalità della carità contemplativa, del nostro immergerci in Dio. Questo è il principale scopo dell'organo. Questo è il principale scopo e la ragion d'essere dell'organista, che poi nella sua sensibilità umana, nel suo cammino cristiano, nel suo pensiero filosofico, artistico, in come è come persona, deciderà, sceglierà e capirà lui come declinarlo, come viverlo, come offrirlo agli altri. Questo è l'augurio che faccio a tutti i miei fratelli organisti, sicuramente assolutamente più capaci di me nell'arte di questo strumento. Siate davvero strumenti efficaci di questa verticalità che è trasparenza di Cristo. Buona musica a tutti e buon cammino.